Nel silenzio pressoché quasi totale della politica locale e della città, la Intex ha confermato il licenziamento di 70 dei 98 dipendenti dello stabilimento dell'Aquila. Dopo settimane di trattativa alla ricerca di un accordo sulla procedura di licenziamento collettivo, non è stato possibile per RSU e organizzazioni sindacali trovare un'intesa con l'azienda che fosse accettabile, affermano la rappresentanza sindacale Unitarie e la FIOM CGIL in una nota. L'azienda ha assunto una posizione rigida, concentrata solo a ottenere una firma sindacale su un percorso che di fatto delinea la dismissione del sito aquilano. A partire dalle prossime settimane, l'azienda potrà avviare il percorso di licenziamento dei lavoratori e, paradossalmente, nel frattempo continua a esplorare il territorio alla ricerca spasmodica di qualunque forma di finanziamento, conclude la nota. Nei giorni scorsi, una delegazione di ricercatori della Intex ha incontrato la rettrice dell'Università dell'Aquila, Paola Inverardi, alla quale hanno esposto sia la storia del laboratorio di ricerca e di sviluppo, sia la situazione drammatica in cui è precipitato negli ultimi anni. La rettrice ha condiviso con i ricercatori la necessità di fare sistema tra università, aziende del territorio e istituzioni, perché il patrimonio di competenze e conoscenze non venga disperso, ma costituisca ricchezza culturale e sociale per la nostra città. L'Università dell'Aquila, essendo punto di attrazione di imprese alla ricerca di specifiche competenze, gioca senz'altro un ruolo importante a livello locale, affermano le rappresentanze sindacali, e la collaborazione con le realtà aziendali virtuose non può che giovare all'intero territorio. L'auspicio è ora quello di attivare al più presto un tavolo che veda presenti tutti i soggetti istituzionali che possano offrire un contributo concreto a individuare una soluzione al dramma dei lavoratori Intex. Il premio letterario internazionale L'Aquila Biber, intitolato Laudemio Bonanni, spegne 15 candeline e cambia pelle per cercare di acquisire ancora maggiore appeal e visibilità. Per la prima volta, infatti, l'ospite d'onore sarà una donna, la scrittrice e poetessa Jumana Haddad, libanese e molto attiva per il rispetto delle libertà e dei diritti delle donne nel mondo arabo. La cerimonia finale della manifestazione ci sarà il 26 novembre all'Auditorium del Parco. Contestualmente verrà premiato il vincitore della sezione B, quella della poesia inedita riservata agli studenti. Nel nuovo format invece scompare il premio per la sezione edita e, per motivi di sicurezza legati al sisma, l'incontro con i detenuti nel carcere, mentre saranno promossi momenti di confronto e dialogo con la Haddad Adonna. Quest'anno l'edizione è un pochino diversa. Noi siamo in un momento di riflessione sul format, vogliamo capire qual è il modo per dare al premio un pochino più di attrattività e di interesse, non solo a livello locale, ma nella presentazione, ma anche a livello nazionale. Quindi stiamo cercando un format un pochino variato, stiamo facendo una riflessione e quest'anno vorremmo, diciamo, sperimentare, un format in cui ci si concentra un po' più sull'ospite. In genere gli ospiti vengono, ma sono all'atere della sessione di poesia edita e della sessione dedicata agli studenti. Quest'anno saltiamo la sessione di poesia edita, anche perché c'è stato qualche, piccolo contrattempo in termini temporali e vogliamo sperimentare più tempo per l'incontro con l'ospite. L'ospite è una donna, quindi è la prima volta che il premio ospita una poetessa scrittrice. È una libanese che rappresenta il fermento che c'è nel mondo arabo in questo periodo di transizione per lo stesso. È una donna che è un'anticonformista, impegnata nelle battaglie per la libertà, uguaglianza, parità di diritti, parità e uguaglianza dei sessi, lotta contro il machismo del mondo arabo. Quindi una donna veramente interessante, giovane. Parla 7 lingue, quindi parla fluentemente l'italiano, quindi ci sarà la possibilità di un'interlocuzione molto diretta con la scrittrice. Finisce con un pareggio che profuma di beffa il big match del Pio XII, dove la capolista Alba Longa attendeva la squadra più in forma del momento, l'Aquila di Morgia, accompagnata da 500 tifosi scatenati. L'Alba Longa e l'Aquila hanno dato vita a una gara bellissima, intensa, con sorpassi e controrimonte, in bilico sino all'ultimo secondo, quando Ganci, aggraffia di Castellani che già saporavano i 3 punti in bocca. Ma sarebbe stata una sconfitta eccessiva per l'Aquila, che ha dato prova di un potenziale tecnico impressionante, sapientemente amalgamato nel 3-4-3 iperoffensivo disegnato da Morgia.
L'Alba Longa lottò nel primo tempo, è andata sotto, ma ha saputo riprenderla con un carattere da leader. Doti che i ragazzi di Chiappara stanno studiando da inizio stagione. Gara subito viva, al secondo di gioco Tomassini scalda i guanti di Farroni, sicura impresa. Al quarto minuto proteste ospiti per un sospetto mani in aria. Pallini si addormenta e Russo si esalta. Il cross finisce sul braccio di Tamburlani che però sembra attaccato al corpo, si gioca. Al nono minuto, corner per l'Aquila, Giorgio Lavista prova il destro da fuori, alto. Sei minuti dopo la risposta dell'Alba Longa, gran palla di Angeletti per Tommasini, il 9 schiaccia di testa al lato con molti rimpianti. È una gara bellissima, l'Alba Longa ci crede, ma né Corsetti in acrobazia né Delgado in tapin fanno male a Farrone al 17esimo. Al 34esimo proteste Alba Longa, Delgado recupera un pallone che sembrava perso, salta un giocatore, scarta anche Esposito che lo atterra, sembra rigore ma Vimercati lascia proseguire. Nel finale l'Aquila pressa e sfiora il gol con Nicola Russo, Grillo mette in angolo sui cui sviluppi né Pepe né lo stesso Russo ne approfittano. Nella ripresa l'Aquila fa sin da subito la partita dominando nei primi 20 minuti di gioco. Forti di un possesso palla schiacciante, gli ospiti trovano anche il gol con Valenti, abilissimo al nono minuto a sfruttare un'altra disattenzione di Panini, oggi sottotono, 1-0. L'Alba Longa soffre, arranca, ma dal 20esimo in poi reagisce. E come reagisce? Al 26esimo Corsetti prende palla sulla destra della tre quarti, taglia l'era come un coltello e rilega con un bel diagonale una rete bellissima sul secondo palo che vale il pareggio. Al 31esimo Cruz, entrato in campo nel secondo tempo, viene lanciata a rete da Pintori. Farroni lo stende al limite dell'area, giallo giusto in virtù del nuovo regolamento che grazie ai portieri. Sulla punizione Pintori non perdona e batte Farroni sul suo palo, piazzato malissimo, è 2-1. Sembra tutto finito, Minincleri si fa espellere per protesta al 35esimo, Cruz potrebbe arrotondare ma non c'entra la porta al 44esimo. Invece l'Aquila è ancora viva e getta i suoi artigli sulla preda che pensava di essere ormai in fuga. Punizione per l'Aquila al 47esimo, c'è Massimo Ganci sulla mattonella che la mette dentro alla bella e buona. Una deviazione, forse di Tamburlani, inganna Grillo e fa finire il pallone nel sacco, 2 pari. Alba Longa beffata e l'Aquila che mantiene l'imbattibilità che dura ormai da 6 turni. Un bel regalo per quei fantastici 500 tifosi giunti sino ad Albano per quei colori così vivi nel loro sangue e sulla loro pelle. Dopo una lunga astinenza l'Avezzano dei giovani torna all'appuntamento con la vittoria. A cadere in terra marsicana è stato l'ambizioso Rieti che prima passato in vantaggio e poi subito il ritorno dei biancoverdi autori di un grandissimo secondo tempo. Un successo importante e meritato per i biancoverdi in vista dell'attesissimo derby di domenica prossima in casa dell'Aquila. Curva Nord desolatamente vuota per lo sciopero del tifo, nel settore distinti presenti una cinquantina di sostenitori riatini. Nel freddo pomeriggio del De Marsi si comincia all'insegna dell'equilibrio. All'11esimo si vede l'Avezzano con una punizione centrale di Deramo che chiama alla parata a terra Kucic. Sono i ragazzi di Mister Tortora a cercare di fare la gara, ma solo inizialmente, anche se la difesa laziale è sempre ben piazzata. Al 19esimo molto più ghiotta l'occasione che capita infatti agli ospiti, Diem se ne va in contropiede, serve dalla destra un bel pallone a centro aria per Scotto che va a colpire di testa davanti a Lewandowski che riesce a respingere. Ancora un brivido al 22esimo con una conclusione ospite di Tiraferri che chiama al miracolo in calcio d'angolo Lewandowski. Mentre in campo si gioca la partita tra biancorossi e rossoblu, all'esterno del De Marsi va in scena la protesta contro il presidente marsicano Paris da parte degli ultra che inscenano un corteo con striscioni e fumogeni. Ancora Rieti al 25esimo, prima con una super occasione non sfruttata da Scotto e poi sul prosieguo dell'azione con il palo colpito da Marchegiani. La squadra laziale prende decisamente in mano la gara con i biancoverdi piuttosto intimoriti. Al 31esimo però, dopo una respinta corta della difesa del Rieti di Paolo dai 20 metri, manca di poco il bersaglio grosso. I laziali sono però sempre pericolosi, come accade al 33esimo quando Diem in area si gira e conclude però alto. Sempre Rieti minaccioso anche al 36esimo, ancora con Marchegiani che chiama dalla distanza alla respinta il portiere avezzanese. Il finale di tempo regala poi al 46esimo una buona opportunità a Leto che dall'interno dell'area ospite alza però troppo la mira. Non perdona poi invece al 47esimo Scotto che a 2 passi dal portiere Lewandowski mette la sfera alle spalle dell'incolpevole portiere di casa.
Nella ripresa al quarto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, c'è una mischia in area del Rieti con gli avanti marsicani che non riescono ad intervenire. Il gol del pareggio è rimandato di qualche secondo, visto che al quinto è Ettore Padovani a ristabilire la parità con un tiro angolato che non lascia scampo a Kucic. La squadra di Pino Tortora ci crede e all'ottavo è Sassarini a chiamare il portiere del Rieti al salvataggio in calcio d'angolo. Avezzano trasformato e anche sfortunato al tredicesimo con la traversa piena colpita da Sassarini con la palla che poi non supera la linea bianca. Il meritato vantaggio arriva al ventunesimo ad opera di Bittaie che con un tocco velenoso supera Kucic su cross dalla sinistra di Leto. La squadra di casa al trentunesimo sfiora il tris in contropiede con Padovani che va a concludere sull'esterno della rete. Qualche attimo dopo l'Avezzano chiede un rigore per una respinta sulla linea di un difensore ospite, ma Cascella di Bari lascia proseguire fra le vibranti proteste marsicane per un sospetto tocco con la mano. Ma il finale è ancora dolce per la squadra di Tortora che al 93esimo trova il meritatissimo tris con Sassarini